Ciao ragazzi, sono Mercedes Enger e sono una trainer di Ready Più. Oggi faremo insieme un circuito semplicissimo. Se siete dei principianti e volete lavorare su gambe e glutei, vi consiglio questo esercizio. È un circuito, sono tre esercizi che saranno ripetuti per 3 volte. Seguite me. Il primo esercizio è il ponte a terra. Semplicissimo, tutti e tre gli esercizi sono fatti su un tappetino, quindi vi consiglio di trovare un tappetino oppure a casa un asciugamano, magari due asciugamani uno sopra l'altro per stare proprio comode. Il ponte a terra è questo, vi consiglio di focalizzare il vostro peso sul tallone invece che sulle punte, alzando anche le punte come faccio io. Il secondo esercizio è la stella a terra, solo con le gambe. Quindi ci sdraiamo e alziamo le gambe, le teniamo 3 secondi, abbassiamo, teniamo 3 secondi, abbassiamo. L'ultimo esercizio è questo. Ginocchia ben separate, più o meno alla larghezza delle vostre spalle. Non inalchiamo troppo la schiena così, ma teniamola dritta e alziamo la gamba. La teniamo 2 secondi, alterniamo. Semplicissimo, pronte? Partiamo. Ponte a terra. 1, 2, 3, 4. Buttate fuori l'aria durante lo sforzo, quindi quando saliamo. 6. 7, 8, 9, 10. Mentre cambiamo posizione abbiamo 15 secondi di recupero, quindi con calma ma non troppa. Ci sdraiamo sul nostro tappetino. Pronte, manca poco. 4, 3, 2, 1, alziamo le gambe. Teniamo 3 secondi. 2. 3. Stringete bene i glutei. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. Di nuovo abbiamo 15 secondi, prendiamo bene la posizione, ricordiamoci le ginocchia alla stessa larghezza delle nostre spalle, ci poggiamo sui gomiti e 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3. 4, vi suggerisco di stringere bene il gluteo che state utilizzando. 6, 7, 8, 9, 10. Ovviamente ne faremo 20 perché sono 10 per gamba. 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Prima di ripetere il circuito abbiamo 30 secondi di recupero. Vi ripeto che durante gli esercizi dovete concentrarvi molto su stringere la parte interessata, in questo caso i glutei, le gambe. In alcuni casi va bene anche stringere gli addominali, così andiamo a lavorare tutte queste parti del corpo nel miglior modo possibile. Ci siamo quasi. 5 secondi. 3, 2, 1, ponte a terra. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 9, 10, stringete bene. 15 secondi per cambiare posizione. Ci risdraiamo sulla pancia. Quattro, Tre, due, uno, alziamo le gambe. due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. 15 secondi e ripartiamo col prossimo esercizio. Gomiti, gambe alla larghezza delle spalle. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Adesso 30 secondi di recupero e partiamo con l'ultimo giro. Sembrano esercizi facili, ma si suda mentre si fanno, soprattutto se fatti bene, se ci concentriamo sul tenere in tensione tutti i muscoli. Recuperiamo, respiriamo con il naso e rilasciamo con la bocca. 10 secondi. E si riparte col ponte a terra, quindi ci mettiamo in posizione. 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 secondi, passiamo col prossimo esercizio. Ci sdraiamo sulla pancia. Ci mettiamo comode. 5, 4, 3, 2, 1 sulle gambe, 1, teniamo 2 secondi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 secondi, ci mettiamo già in posizione, sui gomiti, ginocchia alla larghezza delle spalle. 3, 2, 1, su che è l'ultimo, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10 abbiamo finito, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E abbiamo finito. 10 minuti, esercizi semplici, massima resa. Spero vi sia piaciuto, alla prossima!